Secondo giorno di allenamento per il ritiro della Triestina a Basovizza sul campo in sintetico a 7 dello Zarie, e anche quest'oggi agli ordini di mister Luiso tanti ragazzi, se ne contano più o meno 25-26, pronti a dare il loro contributo per farsi valere e poi farsi confermare dalla società. E anche quest'oggi, come ieri, non si sono visti volti soliti alla compagine della Triestina dell'anno scorso, quindi nessun veterano è stato aggiunto alla rosa che si è vista ieri, quindi praticamente è riconfermata la scelta di puntare su questi giovani che ancora mister Luiso deve scoprire per dopo poter valutare. Ciò che manca forse sono proprio quei tasselli di spessore ed esperienza che possono contribuire al livello tecnico della squadra e fungere da leader per il gruppo. Ci vorranno 4, 5, 6 giocatori importanti, più esperti, che la società sa che bisogna aggiungere a questi ragazzi, perché non è che puoi solo rimanere quei ragazzi. Ce ne sono tantissimi che mi chiamano e che mi chiedono di venire a Trieste. Chi è che non verrebbe a Trieste? Però io sono a disposizione della società e niente, che sia Godias o che sia Van Basten, a me va bene uguale. L'importante è che chi viene a Trieste deve capire che c'è un clima surreale, un clima bello tosto, e che dove bisogna pedalare, bisogna veramente mangiarsi l'erba. Di certo molti ragazzi sono consapevoli che se non dimostreranno tutto in questi giorni possono essere tagliati fuori. L'attenzione dunque è comprensibile, in particolare se si somma anche alle beghe societarie emerse nelle ultime settimane. Per oggi parola al campo e dalle sensazioni del mister. Posso garantire che ho visto dei ragazzi molto 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 vogliosi, sanno l'importanza della maglia. Un po' di giovanotti con delle caratteristiche importanti, si vede che abbia fatto un po' di partitina, qualche cosina sono riuscito già a vedere.